acted all alright. Had no need to fight tonight. Siamo scoperti, trovate il mio canale, bentornati, ce ne su FIFA 18. Oggi ce ne siamo in un altro pack opening, ma c'è una motivazione valida per la quale noi siamo di nuovo in un pack opening a distanza di così pochi giorni. Perché purtroppo, signori, ho fatto un marrone che troverete più o meno in un punto del video dove ve lo racconterò in una maniera un po' diversa da come ve lo racconterei adesso. Abbiamo ben 12.000 FIFA points da aprire, cercando di rimediare al nostro grandissimo errore. Per cui, ragazzi, che Dio ce la mandi buone, speriamo di riuscire a trovare comunque qualcosa di interessante per andarci a rifare la nostra rosa pazzesca. Vi invito gentilmente a lasciare un mi piace, un commento, signori. Abbiamo 25.000 like per questo pack opening e ne troverete un altro settimana prossima. E niente, andiamo, iniziamo, signori. Ok, c'è Argentina. Sì, Dybala. Dybala, col pisavino, Dybala, che cazzo, Dybala, e andiamo, sì, mamma mia, oh mio Dio, oh. Dybala! Dybala! Mamma mia, signori, mamma mia, mamma mia, mamma mia! Adesso per tipo 3 ore non mi darà più niente. Fisso, sicuro, ragazzi. Raga, quest'anno mi sta andando un tot bene. Vi dico la verità, ho fatto purtroppo pochissimi. Ho fatto l'altra sera un pack opening con gli altri, però purtroppo c'era l'audio desincato e quindi ho dovuto buttar via tutto. Abbiamo trovato Modric e Rakitic walkato su 200 euro di pack opening. Era praticamente day one di FIFA. Devo dire che mi ha dato veramente poco per quello che ho aperto. Però qua mi sta andando abbastanza bene. Si vede che questa postazione piace a FIFA. Probabilmente è questo, ragazzi. Comunque, andiamo avanti, signori. Bamba, abbiamo trovato. Grandissimo. Dovrebbe costare un botto questa. Poi, ragazzi, alla fine del video vi racconto una cosa. Vi racconto anche del perché quest'altro pack opening così vicino a quell'altro. Ancora bandierone. Bellissimo. Questo è bello, raga. Questo è bello. Spagna. Portiere. Napoli. Ok. Reina. Pensavo fosse De Gea, perché ho visto che usciva in modo molto molto lento. Però ci sta, ragazzi, ci sta. Io vendo tutto quest'anno, raga, voglio... Nella scorsa Squad Battles mi sono classificato oro 1, perché gli ultimi 2 giorni non ho giocato. Se no potevo classificarmi anche fuori classe 2 forse, perché sto iniziando a giocare un po' a leggenda. E quindi speriamo che vada bene questa settimana, raga. Speriamo, incrociamo le dita. Raga, con Dybala posso prenderci Pogba, attenzione, perché io mi faccio la Premier quest'anno. Signori, questo me lo sente buonissimo. Dai, che buono. Ehi, no, non è neanche con le palline, quindi ti ringrazio. Bene. Raga, penso che si sia proprio scaricato. Sapete, tipo le slot machine, si è proprio scaricato tutto. Basta, non mi dà più un cacchio. Non può esserci un altro walkout che mi faccia arrivare a 1 milione di crediti oggi. Impossibile. Niente. Sapete, no, un po' come funziona qua? Sapete quando si capisce che c'è dentro un giocatore forte o comunque un bandierone, che poi non so come si chiama il termine tecnico, però è molto semplice, ragazzi. In pratica adesso, quando viene fuori il pacchetto, dovrebbe esserci nel lato del pacchetto una linea gialla. Come in questo caso. Come in questo caso, però siccome fa cagare perché i walkout sono molto più lenti. Raga, è matta, no. Asensio! Asensio, non stiamo a fare battutine, ragazzi, mi sono rotti i coglioni. Però Asensio, signori. Michel Macedo. Bene, secondo me Asensio si vende abbastanza. 24, 22, 20.000, ragazzi, si vende subito. A 22.000, ragazzi, si vende veramente subito. Andiamo a 21.500. Ok. GG, ragazzi. Buono, buon Asensio. Bisogna vendere tutto, raga. Tutto, tutto. 1.800. Io vorrei trovare, ovviamente, in One to Watch, raga, ma è veramente... Cioè, veramente, sono rarissimi, ragazzi. Sono veramente rarissimi. Sono quasi impossibili da trovare. Se l'avete trovato uno, ovviamente, fatemelo vedere. Taggatemi su Instagram, ragazzi, così vi tiro due madonne contro. Bello, no! L'ho skippato! Che pollo, era bello! Quaresma. Madonna mia, raga, meno male che l'ho skippato, perché mi stava venendo... Vabbè, che è esterno destro.
Bello! Qua è bello, raga. Doom! Ancora? No, dici Milan. Musacchio. Bene, mi dava ancora la Ibala, ragazzi. Era pazzesco, contando che mi ha trovato 4 volte Casorla. Comunque, musacchio, not bad, signori. Si può vendere a 4.000. 4.000 si vede tranquilli, raga. Buono, buono. Va bene, altri 4.000 da mettere sul gruppone. Abbiamo venduto di bala, signori. 474.000 sono. L'abbiamo venduto, signori. Ok, siamo a 500.000 di crediti, ragazzi. Il back to back non esiste. Perché non esiste back to back. Ancora vi devo dire il motivo per la quale io sto di nuovo facendo un pack opening, signori. Ma ve lo giuro, mi offenderete tantissimo. Però voglio aspettare comunque la fine del video. Voglio veramente aspettare. Raga, purtroppo è stata una svista mia, ve lo dico subito. Perché avevo una squadra veramente fatta bene. Ma veramente bella. Cioè, era veramente scomoda. L'avevamo fatta comunque con quei 200 euro di pack opening. Io, Zane e Marza. E purtroppo è andata al bar e ve lo giuro, ragazzi, ci sono stato veramente male. Ho detto, devo in qualche modo provare a rifarmela. E fortunatamente il Dybalone mi ha dato un attimo la speranza. E probabilmente riesco anche a rifarmela tranquillamente, ragazzi. Ma vi giuro che è stato qualcosa di incredibile, signori. Veramente qualcosa di incredibile. Dai, raga, sono 2000 FIFA points che non trovo neanche una bandierina. Quindi forza, per forza, qua devo trovare qualcuno. Per forza. Niente. Vabbè. Teo, credimi, cioè, quando io ho saputo, quando io ho letto quelle parole di Marza che mi dicevano: ma tu sai che quelle sfide ti scartano i giocatori per quei premi, vero? Io volevo morire. Volevo morire. Forse sì, ragazzi, avete un po' capito la mia situazione. È il primo anno che lo faccio. Volevo Mané, squadra della settimana. Del Premier League, io avevo una Premier League, no? In pratica cosa è successo? Io non ho letto il pop-up dove diceva: guarda, stai attento perché che se tu metti i giocatori delle rose e fai l'obiettivo ti discarda dal club. Io ci ho messo la Lacazette, Martial, Check, Kanté. Raga, non mi giudicate, vi prego. Io stavo veramente male, mambotto. A un certo punto ho detto: vabbè, andiamo a fare una partita. Non c'era più nessuno. Non c'era più nessuno. Ci avevo messo tanto per fare quella squadra insieme ai miei amici. Con tanto amore, niente. E c'ero che mi prende in giro adesso. Mi prendono tutti in giro. C'è lei che vorrebbe pagare a vedere la mia faccia. Eccola, tieni. Non ci gioco più alla squadra della settimana, basta. Insomma, ragazzi, avete capito più o meno com'è andata. Però non voglio più tornarci sull'argomento, anche perché fortunatamente riesco in qualche modo a rifarmela tutta. Ecco, grazie. Volevo dopo avermi fatto quella squadra lì, dopo essermi fatto quella squadra, avevo comunque 100.000 crediti. Volevo andarmi a comprare niente poco di meno che Pogba. Però ovviamente Pogba, costando 400.000, adesso non posso usare questi 500.000 di crediti per andarmi a prendere Pogba, ecco. Perché devo riprendermi Lacazette, Martial, Kanté. Però secondo me, se troviamo anche un altro da 100.000, può darsi che forse riusciamo a comprarci anche Pogba, ragazzi. Sarebbe veramente fantastico. Però il gioco non mi dà più niente. Giustamente ho detto basta, perché comunque c'è già troppe sculate oggi, trovando Dybala, perché comunque Dybala, ragazzi, è il giocatore forse più forte che abbia mai trovato in tutti i FIFA, il valore più alto, perché io non so se lo sapete, ma in quasi tutti i FIFA io non ho mai trovato giocatori top player, ecco, se non Pogba forse in FIFA 15, che era Toz, mi sembra, ed era veramente bello, cioè forte. Ho trovato Sanchez, signori. Sanchez 10.500 e secondo me a 9.800 si vende subito, però non voglio neanche perderci, quindi 10.000 va benissimo. Tanta roba, ragazzi, Sanchez. Bello, no, l'ho skippato. Perché? Perché skippo? Pedro, perché skippo? Mannaggia a me. Che cavolo, fossi da solo, ok, ma ve sto a far video, regà. È bello. 6.000. Che cacchio. Devo mollarlo. Devo mollarlo a mano destra, regà. Back to back. Dai, ecco il back to back. Ecco back to back. No, niente. Sì, bello. Bello, bello un tot. Mannaggia a te, Nani! Mannaggia a te, Nani!
Mannaggia a te, Nani! E già due volte che trovo Nani che mi prende per il culo! Ragazzi, ho le gambe che mi tremano. Sapete quella botta di adrenalina che ti arriva in corpo quando vedi Portogallo alla sinistra e poi ti esce quel cacchio di club lì? In quel momento lì per me passa una vita davanti, i ricordi più belli della mia infanzia ti passano davanti. Ragà, le icone sono veramente difficili, cioè nel senso le icone, ma anche la più scarsa, proprio zero, cioè proprio non mi viene neanche lontanamente, mi dimentico anche delle icone io comunque. Me ne dimentico, cioè non so neanche che esiste, non so neanche quali sono, perché per forza, so che c'è Maradona, che l'ho trovato nel squad battles, mi ha fatto 18 gol, non è vero, ho vinto. Beh ragazzi, che sono gli ultimi pack, dai, dai FIFA, spingi un pochino l'ultimo, e poi vi faccio vedere la rosa che mi faccio. Pedino, dai, l'ultimo sforzo, proprio piff, piff, dai, piff, dai, 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 che cazzo! Dammi one to watch, dammi one to watch, no, niente one to watch, però è bellissima la bandiera. Ancora Argentina, portiere, vabbè, stavo solo degli argentini ragazzi, vabbè. Gli ultimi due pacchetti... Non mi trova mai un cazzo, tranne Dybala. Mi sono fatto 400.000 FIFA point. È finita signori. Va bene, va bene, va bene ragazzi. Ok, non c'è problema. Questi li abbiamo venduti, Dybala abbiamo venduto a 358.000. Adesso ci mancano tutti questi da vendere, che comunque, bene o male, secondo me un cinquantello ce lo facciamo tranquilli, anche di più. Perciò ragazzi, io non mi resta che andarvi a far vedere la mia rosa. È questa, che è una bestia rara ragazzi, veramente bestia. Poi abbiamo Dembélé con 5 di piede debole, 5 di mossa abilità. Ok ragazzi, questa era la mia rosa. È successo quello che è successo ovviamente, però comunque bene o male siamo riusciti a rifarcela. Ok, il problema è che non riesco a capire per quale motivo non riesco a trovare la cassetta. Quindi adesso, bene o male, cercherò ragazzi di riacquistarlo e ovviamente riprenderlo e farci le nostre di nuovo squad battle, raga. Oggi dovevo uscire un episodio del squad battle, raga, però avete visto che cosa è successo purtroppo. Ma signori, si rimedia tutto, ho avuto la fortuna di trovare Dybala, ringrazio il gioco perché bene o male era riuscito. Il karma ragazzi, il karma. Io vi saluto, ragazzi, signori, qui da Gabo di Square è tutto. Lasciatemi un piace, un commento. Ringrazio comunque i like, i commenti e chi non mi ha offeso ragazzi, perché qua c'era veramente... Ci stava, ecco. Grazie mille a tutti, signori. Un salutone. Bella raga. Watch out, oh, watch out, oh, watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. Spending, I'm spending on my fucking pay.